Allora, io per il mio cuscino ho unito due fili, quindi lavoro il mio cuscino con due fili e inizio subito a fare un anello magico. Inizio con 3 catenelle. 3 catenelle per iniziare con la prima maglia alta. Quindi faccio le 3 catenelle, rientro nell'archetto e lavoro ancora 2 maglie alte. Due catenelle di separazione. Rientro nell'archetto e lavoro ancora 3 maglie alte. 1, 2, 3. 2 catenelle e ancora 3 maglie alte. Quindi dobbiamo ottenere 4 gruppetti di 3 maglie alte separate da 2 catenelle. Eccomi, allora ho lavorato i miei 4 gruppetti di 3 maglie alte separate da 2 catenelle. Adesso qui non faccio le 2 catenelle, ma faccio una catenella e nella terza maglia alta lavoro una maglia alta, una mezza maglia alta, così. Ecco, e quindi adesso qui mi trovo il mio archetto. Lavoro 1, 2, 3 catenelle, rientro e lavoro una maglia alta. Adesso due volte il filo sull'uncinetto e vado nella maglia alta seguente e lavoro una maglia alta doppia in costa davanti. Maglia seguente, lavoro una maglia alta, quindi qui abbiamo un'altra maglia alta, quindi sono 3 maglie alte. Nella prima abbiamo lavorato la maglia alta in costa davanti, maglia alta doppia in costa davanti, maglia seguente, maglia alta. Maglia seguente, sulla terza maglia alta lavoriamo una maglia alta doppia in costa davanti. Qui abbiamo l'archetto di 2 catenelle e lavoriamo 2 maglie alte. 1, 2, 2 catenelle, rientro nell'archetto e lavoro ancora 2 maglie alte. 1, 2. Adesso ripetiamo quello che abbiamo fatto qui. Quindi vado nella prima maglia alta delle 3. Quindi vado nella prima e lavoro una maglia alta doppia in costa davanti. Maglia seguente, maglia alta. Sulla terza maglia alta lavoriamo una maglia alta doppia in costa davanti. E nell'archetto di 2 catenelle lavoriamo 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. E ripetiamo, andiamo nella prima maglia alta delle 3, quindi facciamo una maglia alta doppia in costa davanti. Maglia seguente, maglia alta. Andiamo sulla terza maglia alta e lavoriamo la maglia alta doppia in costa davanti. Quindi lavoriamo nell'archetto adesso 2 maglie alte, 2 catenelle. Rientro nell'archetto, lavoro ancora 2 maglie alte. Andiamo qui nel gruppetto di 3 maglie alte e lavoriamo nella prima maglia alta, una maglia alta doppia in costa davanti. Maglia seguente, maglia alta. Maglia seguente, sull'ultima maglia, lavoriamo la maglia alta doppia in costa davanti.
Adesso andiamo qui nell'archetto. Abbiamo lavorato 2 maglie alte, quindi devo lavorare ancora 2 maglie alte. E per chiudere devo fare le 2 catenelle, quindi invece faccio una catenella e una mezza maglia alta nella terza catenella, così. E quindi ho formato l'archetto. E ricomincio 3 catenelle, rientro e lavoro una maglia alta. Due volte il filo sull'uncinetto, quindi vado qui nella prima maglia alta e lavoro una maglia alta doppia in costa davanti. Maglia seguente, maglia alta. Maglia seguente, abbiamo la maglia alta doppia in costa davanti, quindi lavoriamo nella maglia alta doppia in costa davanti, ancora una maglia alta in costa davanti doppia, così. Maglia seguente, abbiamo la maglia alta e lavoro la maglia alta. Maglia seguente, maglia alta, qui abbiamo la maglia alta doppia in costa davanti e quindi qui nella stessa maglia dove ho la maglia alta doppia, lavoro una maglia alta doppia in costa davanti. Maglia seguente, maglia alta. Qui nell'ultima maglia alta lavoro una maglia alta doppia in costa davanti. Maglia Adesso mi trovo qui nell'archetto di 2 catenelle e lavoro 2 maglie alte. Catenelle, rientro e lavoro ancora 2 maglie alte. 1, 2. Adesso vado qui nella prima maglia e lavoro una maglia alta doppia in costa davanti. Maglia seguente, maglia alta. Le maglie seguenti abbiamo una maglia alta doppia in costa davanti e quindi lavoro nella maglia alta doppia una maglia alta doppia in costa davanti. Maglia seguente, maglia alta. Maglia seguente, maglia alta doppia in costa davanti. Quindi qui abbiamo la maglia alta doppia. Dobbiamo lavorare sempre sulle maglie alte doppie, una maglia alta doppia, ok? Quindi vado qui e lavoro la maglia alta doppia. Maglia seguente, maglia alta. Vado sull'ultima maglia alta, qui dove ho l'aumento, quindi e lavoro la maglia alta doppia in costa davanti. Scusate, ho preso male il filo. Vado nell'archetto e lavoro le 2 maglie alte separate da 2 catenelle. Quindi facciamo gli angoli. 1 2. Vado nella prima maglia che mi trovo qui dopo l'angolo e faccio la maglia alta doppia in costa davanti. Maglia seguente, maglia alta. Maglia seguente, maglia alta doppia in costa davanti. Maglia seguente, maglia alta. Maglia seguente, maglia alta doppia in costa davanti. Nella maglia seguente, maglia alta. E adesso qui, dove ho le 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte, nell'ultima maglia lavoro una maglia alta doppia in costa davanti.
Nell'archetto lavoro sempre 2 catenelle, scusate, 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Così. E adesso ricomincio. Quindi sempre quando lavoro le 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte, quindi la prima maglia dobbiamo lavorare sempre la maglia alta doppia in costa davanti. Maglia seguente, maglia alta. Poi maglia seguente, maglia alta doppia in costa davanti, maglia alta normale, maglia alta in costa davanti, maglia alta doppia in costa davanti, maglia alta normale e sull'ultima maglia una maglia alta doppia e in costa davanti. Allora, ho lavorato tutte le mie maglie, adesso mi trovo qui nell'angolo, quindi devo lavorare le 2 maglie alte per formare l'angolo e poi chiudo. Allora, lavoro, vado nell'archetto e lavoro 2 maglie alte e per chiudere faccio una catenella, poi vado nella terza catenella iniziale e lavoro una mezza maglia alta. Ecco, e quindi mi trovo qui l'angolo. Quindi la lavorazione è molto semplice, dobbiamo seguire sempre questa lavorazione. Adesso lavoriamo le 2 maglie alte e nella prima maglia alta, lavoriamo sempre, dobbiamo sempre iniziare con la maglia alta doppia. Poi una maglia alta normale, qui abbiamo la maglia alta doppia, lavoriamo la maglia alta doppia. Maglia alta normale, maglia alta doppia in costa davanti, anche qui scusate non ho detto che è in costa davanti, maglia alta doppia in costa davanti, maglia alta doppia in costa davanti, fino qui sull'ultima maglia dobbiamo lavorare la maglia alta doppia in costa davanti. Ok, quindi questa lavorazione potete andare avanti fino diciamo alla grandezza, alla larghezza del cuscino che vi serve. Io ho fatto un 40x40. Poi voi decidete quanto volete grande il vostro cuscino. Ok, vi faccio rivedere l'inizio. Quindi faccio 3 catenelle, 1, 2, 3. Rientro nell'archetto, lavoro una maglia alta. Quindi qui vado nella prima maglia alta e lavoro la maglia alta in costa davanti, maglia alta doppia in costa davanti, maglia seguente, maglia alta, maglia seguente, maglia alta doppia in costa davanti, maglia seguente, maglia alta, maglia seguente, maglia alta doppia in costa davanti. Ok, quindi ripeto, dobbiamo andare avanti così fino alla larghezza desiderata. E se volete potete cambiare anche il colore, potete fare diciamo i lati diversi, qua fate un colore, qui ne fate un altro, insomma potete insomma con la vostra fantasia potete creare dei giochi di colori veramente belli. Ok, quindi questo è un tutorial molto molto breve, è solo per farvi vedere la lavorazione di questo punto che a me è piaciuto tantissimo. Quindi andiamo avanti e poi dopo che avete finito il primo pannello ne fate un altro e poi dovete cucire tutto intorno. Va bene, ora io non vi faccio vedere la cucitura perché non sono brava per niente a cucire, quindi non faccio vedere una cosa che non so fare bene. E quindi se voi sapete cucire, buon per voi, io cucio alla mia maniera, quindi non voglio fare brutte figure. Allora, niente, come dicevo, il mio tutorial è stato molto breve, ho voluto solo farvi vedere questo punto che a me è piaciuto tantissimo. E niente, con questo allora vi ringrazio e vi saluto. Al prossimo tutorial. Ciao!